Salve ragazzi, rieccoci qui sul canale di Zio Ivan per continuare imperterriti i gameplay a Mario Party 3. Ormai mancano soltanto due o massimo tre tabelloni, quindi diciamo che la fine comincia a materializzarsi all'orizzonte. Continuiamo, voglio riuscire a finire Mario Party 3 così da poter proseguire. Come vi sarete accorti, ho lasciato momentaneamente in secondo piano Monkey Island ed Alone in the Dark proprio per concentrarmi a concludere questa serie che sta andando avanti da troppo tempo, ma non volendola lasciare a metà, ho deciso di concentrare tutte le mie risorse su Mario Party 3. Ma sarà una cosa breve, ragazzi, io penso, se tutto va bene, di cavarmela in un paio di giorni di registrazione. Poi toccherà vedere gli episodi quanto verranno lunghi e in quanti pezzi li dividerò di conseguenza. Fatto sta che penso tra domani e dopodomani riuscirò a chiudere tutto quanto definitivamente e potrò tornare a concentrarmi su Monkey Island e Alone in the Dark, così da chiudere tutta quanta questa cerchia e poter proseguire con le nuove serie che verranno in futuro. Ok, quindi continuiamo. Abbiamo ottenuto un altro timbrino, a quanto pare era il timbrino della forza, vero? Ah, ma stavolta c'è Luigi. C'è Luigi che ha da obiettare. Cosa c'è che non gli sta bene? Io, Luigi, sono molto più coraggioso del resto. Puoi chiedere a chiunque. Ecco cosa ti direbbero. Una cosa del genere. Luigi il più coraggioso. Beh, oddio, c'è da dire che effettivamente intrufolarsi dentro una villa infestata da fantasmi non è cosa da poco, eh. Ok, quindi lui, ecco perché il timbro del coraggio dovrebbe essere dato a me. Questo è quello che chiedo. Ma Mario sta chiedendo a noi? Ok, quindi ci sarà uno scontro tra i fratelli Mario. Cosa dovremmo fare? Indovina un po'. Ah, potrebbe essere il tabellone quello del duello. Eh sì, quello del duello. Aspetta un po'. Hai visto Mario uscissi a concludere questo tabellone in un solo gameplay? Ok ragazzi, è la seconda volta che affronto questo tabellone perché sono stato sconfitto da Luigi, ho perso per un punto energia e ora ci sto riprovando. Vuoi ascoltare le regole? No. È il classico tabellone duello, quello con i compagni e con i punti energia, quindi riproviamoci. Non sarebbe neanche difficile, il problema è che spesso la fortuna è determinante. Che ci volete fare? Bisogna avere pazienza, riproviamoci, dai. Ormai, se non altro, conosco le regole e so quello che devo fare. 20 turni, che come al solito non sono effettivi perché vanno molto più in fretta rispetto alla modalità tutti insieme, e noi ci riproviamo. Mr. Mover. Ci sarà il solito lancio della moneta, o meglio, lancio della stella per decidere chi comincerà. Bene, vai. Se esce testa, Mario va per primo. Se esce croce, schiena, inizierà Luigi. Vediamo che dice. Ok, primo posto nello spazio blu, Mario, cominciamo noi. E Luigi parte dallo spazio blu. Ok, mettiamo, stavolta Koopa mettiamolo nelle retrovie. In fondo ha più energia, quindi conviene tenerlo di spalle, alle nostre spalle. Vai, facciamo primo turno, 5. Fatemi vedere di nuovo la mappa. E qui in realtà c'è poco da fare. Conquistiamo uno spazio qui. Luigi invece lancia e fa un 7. E lui decide di andare dritto. E già parte un minigioco. Prende tutte le sue monete e se vince avrà la possibilità di raddoppiare, triplicare. Stiamo a vedere. Se perde, ovviamente perde tutto. Ok, il gioco della roulette russa.
con Cuba raddoppia, con Bob Bomb quadruplica e così via. Con chi? Oh! Mio Dio, ha deciso di puntare su Todd. Se vince, moltiplicherai i suoi 10 monete per, le tue 10 monete per 32. Ci sono poche possibilità che succeda, ma essendo il PC, quindi essendo molto raccomandato, non mi stupirei che vincesse. Ok. E che cavolo, su. Ha perso 10 monete, torna a 0 e a breve perderà anche il suo compagno. Oh, I lost. Poverino, si rannicchia in posizione fetale. Ok. Esce 3 e guadagniamo un altro spazio. Turno di Luigi. E perde il compagno. Addirittura 9. 4 turni al minigioco di squadra. E torna dalla sua parte. Quindi guadagna 10 monete e riottiene il compagno. Peccato. Che gli capiterà? Di nuovo un Goomba. Dobbiamo cercare di ottenere un compagno anche noi, Battiamo di nuovo. 7. Stavolta andiamo sopra. E guadagniamo un altro spazio. 1. Bene. Ora del minigioco. 1 contro 1, vediamo che ci capita. Oh no, ok. Questo lo perdiamo, ragazzi. È il minigioco dove dobbiamo lanciare Bowser. E io non ci riesco. Non c'è nulla da fare. Dobbiamo premere ripetutamente A e aggiustare la traiettoria, ma non lo so. Non ce la farò mai, ragazzi. Io ormai parto proprio con la cosa che non posso vincere qui. È inutile. Ho provato a correggere le angolazioni. Niente, ruota sempre piano. Quindi quando vedo questo ormai lo considero già sconfitta. Peccato. Regaliamo. Non ho visto quante monete. Penso siano una ventina. No, 10. 10 monete a Luigi. Da. Mario. 7 anche noi. Dove andiamo a sbattere? Dalla parte di Luigi. E conquistiamo uno spazio dalla sua base, che non è male. 1. Se riuscissi a fare un numero alto, forse potrei addirittura cercare di danneggiarlo. E invece niente. Minigioco per tutti e due. Vediamo se riusciamo a prenderci una rivincita. Ah, ok, il gioco delle liane. Ok, andiamo subito. Dobbiamo lanciarci col giusto tempismo. Ecco fatto. Aspetta. Ok. Occhio che questa è lenta. Presa, presa. No. Presa, vai. Ho sbagliato. No, ho sbagliato di nuovo. Mi sto facendo raggiungere come un pivello. Andata, ce l'abbiamo fatta. Meno male. Lui è the best. E finalmente anche noi ci guadagniamo qualcosina. Che cavolo. Entrambi con 16. Vediamo. Meno 2. E fa un 5. Raggiungerlo è sempre più difficile, a meno che non faccia un bel numero alto. 3. Dove vado? Gioco della fortuna? Dai, proviamoci su.
Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosina. 15 monete. Maledetti. Che cos'è? Ah, è il solito gioco delle casse. Dobbiamo trovare Todd. Yeah! Ok, scegliamone una. 50 e 50, come al solito, quindi casuale. Vediamo se ci riusciamo. Sì, bene. Abbiamo raddoppiato. No, no, mi fermo così. Mi bastano 30 monete per ora. Meglio questo che perdere tutto. E conoscendo la mia fortuna, fidatevi che perdo. Yahoo! E vai. 2. Ah, si è preso un altro spazio. Cerchiamo di raggiungerlo. Anzi no, ci abbiamo cupa di... ah sì, cupa in testa, ok. Ancora un turno. Battaglia, è scoperto. Riesco a togliergli un po' di energia gratuitamente? Sì, perfetto ragazzi, siamo già in vantaggio. Se dovessimo finire il tabellone così, vinceremmo. Però è ancora tutto da vedere. Cerchiamo comunque di continuare a togliergli energia. Peccato che lui adesso va nello spazio nostro. La cosa buona è che non otterrà partner, ma questo vale anche per noi. 6. Ogni turno questo Tapirulan cambia direzione, quindi una volta andrà da noi, una volta andrà... Non voglio andare da Luigi, ma voglio conquistare uno spazio nel suo... Ecco. 2. Altro minigioco. Vediamo che gli capita, magari perdi tutto. Tutto devi perdere. Ok, la roulette russa. È molto pericoloso perché se vince qui potrebbe vincere veramente un sacco. Lui addirittura gioca alto, ha scommesso su Boo. Se vince moltiplica per 16 volte le sue 13 monete. È tanto. Certo, più punti in alto è più difficile che esca quello che hai puntato, ma visto che lui è il PC e il PC è maledettamente raccomandato su questo gioco, non mi stupirei. Non mi stupirei. Non mi sto stupendo. Ok, meno male. Quindi perde tutto, credo. Ha perso tutto, no? Eh sì. No, semplicemente non ha guadagnato nulla. Rimane con 13 monete. Peccato. No, invece... Ah, no, 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 ha perso tutto, è vero, che dico? Sì, sì, le aveva scommesse tutte. Ah, ah. 1. Grande, il nostro compagno diventa più forte. Raddoppia energia e potenza. Certo, non è che sia un carro armato, però... Intanto Luigi ha perso il compagno. 5. È anche ora del minigioco. Yeah! Se vinci, ottieni 20 monete. Foul play. Foul play. No, quello del pollo! Ah, che pazienza. Cerchiamo di accalappiare questo maledetto pollo prima di Luigi. Ah, dov'è? Per un pelo non l'ho preso. No, Luigi, non hai capito, levate proprio. Mannaggia. Yes! Preso! Che faticata! Meno male. Quindi vinciamo 20 monete. Oh, I lost! 42 monete, Luigi sta a 0, quindi niente partner. E se... Ecco, adesso guarda, ora scambierà... No, è ritornato all'inizio. Peccato, ci stava davanti, potevamo
togliergli un'altra po' di energia e ovviamente riottiene, te pare che il gioco non lo aiuta, 10 monete e un altro compagno. Un Koopa, però il nostro al momento è forte il doppio. Dove lo mette? Alle spalle, fai paura, vigliacco. Vediamo un po'. 3. E... no, dobbiamo tornare indietro. Un'altra volta qui. Vediamo un po' che succede. Prendi gli spazi dell'opponente? No. Scambia le posizioni del partner. Ce ne abbiamo... ok, adesso occupa in difesa, te pare. Fai 10, Luigi, fai un numero alto. No, 2, Sì, sul mio spazio! 10 turni alla fine, siamo a metà. 1. Te pare che non lo fa aiutare il gioco. Magari finisci su uno spazio mio. Ridammele. Di nuovo qua. Il problema è che prima o poi vincerà, ragazzi. Ok, adesso ha perso tutte le monete, quindi perderà il partner se non dovesse vincere. Se non dovesse vincere, ma se vince sono cavoli amarissimi. Io intanto mi metto comodo. Qui è già più facile vincere. Dai, sbaglia. Prendi Bowser. Sì. E vai. Bene. I lost. Bene così. Intanto noi continuiamo. E continuiamo a tornare indietro. Ok, il tuo compagno è già potenziato, quindi non succederà nulla. Pensavo che continuasse a potenziarlo a oltranza. Luigi, vieni da noi. Vieni da noi, fai un numero A. Bravo, Luigi. Ah beh, no, giusto, però non possiamo combattere. Ok, adesso lui finalmente se ne va di qua. E sì, ottiene 10 monete e un partner, ma almeno anche noi, spero, dovremmo riuscire a tornare un attimo in base. Per quanto mi riguarda, possiamo finire il gioco anche così. Lui se ne sta di qua, io me ne vado di là. Tanto lui ha meno energia. Goomba. E lo mette di fronte. Altro minigioco. Yeah! Uno contro uno. Crowd cover sarebbe? Ok, dobbiamo scoprire l'immagine sotto. Z, B o A? Cerchiamo di capire. B. Aveva la manina abbassata. Bene. Perfetto, 43 monete. Sta di nuovo a noi. Dai, un numero alto, su, mandaci in base. 9, finalmente. 7, 6, 5. E che cavolo. Adesso è lui che deve venirci a cercare. Perché altrimenti noi così stiamo vincendo. Mettiamo di fronte un compagno. Bomba. Attacco 1, energia 1. Non è che sia proprio il massimo, ma... io me ne vado di qua e continuo a guadagnare. Vieni Luigi, vieni. Devi venirmi a stanare. Oro popopom. 7.
io mi compro, mi prendo un altro spazio intanto. 5. Ok. Hai visto mai riuscissimo a raggiungerlo facendo un numero alto? 3. Bene, altri soldi. Magari fai un numero, dai, numero basso, numero basso, basso, 1. Ah. Ok, la prossima volta ci sarà il minigioco. E Luigi viene in base da noi. Azzarola, mi ha conquistato uno spazio, ma come osa? Grande Giove! Olle! Dai che siamo forti! Cerchiamo di mantenerli. Non so per quanto vengono mantenuti in realtà, ma... Bravo Luigi! Vieni, vieni! Gli ha tolto 18 monete, eh! Stavolta vince, ragazzi, me lo sento. Ci sono anche modi per riguadagnare energia in realtà, anche se non ricordo... come si fa? Ok, gioco della scatola. Se trova Todd raddoppia, se trova Baby Bowser perde, perde tutto. Beh, prima ha perso, adesso immagino che vincerà. Anche se noi ovviamente gufiamo per la sua sconfitta. Perdi, trova Bowser, trova Bowser, trova Bowser. Eh no, stavolta gli ha detto bene. Ci riprova, prova a raddoppiare ancora, ragazzi. Quindi, se adesso trova Todd, raddoppia quello che ha già raddoppiato. L'ho raddoppiato. Se trova Bowser, perde tutto, quindi Bowser, 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 Bowser. No! Adesso diventa più forte che mai. No, se l'è tenuto, ha vinto, ha quadruplicato. Mannaggia la miseria, quanto? 18 per 4, 72. No. Vabbè. No. Vabbè, si tiene questi compagni, che ci importa. 4 turni alla fine. 4. E intanto minigioco. 30 monete chi vince. Ok, se vinciamo anche noi non sarebbe così male. Motor Rotor. Che sarebbe? Ok, figo, mi piace. Tutto con lo stick, no? Vai. Dobbiamo semplicemente arrivare prima di Luigi, cercando di passare su gli zipper ed evitando ovviamente le scariche elettriche. Ecco, bravo Ivana, già ne hai evitata una. Tutte le sto evitando. Arca. Porca miseria, ragazzi, ero convinto di aver fatto schifo. Invece ho vinto io. Meno male, ero rimasto in silenzio perché ero un filino scosso. Invece niente, vai. Meno male. Questa non me l'aspettavo per davvero. 30 monete, quindi ok. Adesso abbiamo più o meno lo stesso livello. Torno indietro, questo si fa interessante. Aspetta, aspetta. Ok, dovrebbero essere più o meno equivalenti. Gli hanno tolta solo un... Oh, vada. Grande Giove, ragazzi, gli abbiamo tolto un altro punto energia. Bene, benissimo. Vabbè, abbiamo perso 10 monete, ma... gli abbiamo tolto 2 punti energia, ragazzi. È ottima questa cosa. Torna indietro anche lui. Aspettate, non ho visto quanto mi sono allontanato. Ma lui penso che torni a... No, torna di qua. Grande. E la cosa interessante è che ora lui dovrebbe stare davanti a noi. Eccolo lì davanti. Aspetta un po'.
Oh, vai Bobomba, fallo a pezzi. Paccalo, altri due. È rimasto con un solo punto. Se riusciamo a togliergli anche quello, il gioco finisce. 9, attenzione. Ah no, giusto, non ha partner, quindi non può attaccare. E se ne torna in base. Ma ormai, ragazzi, stiamo tranquilli, abbiamo la vittoria in tasca, quindi continuiamo a giocare con serenità. Che anche se scendesse lo spirito della Star Rod in persona, non penso che lo potrebbe salvare. Due turni. Noi andiamo avanti serenamente. Ecco, aspetta un attimo. Plus 20? No, ok, 10 monetine per noi. Grande! 77, le gambe delle vecchie. 6, 5, 4, 3. Vai, vai, Luigi. Vinci, perdi, non mi interessa. Potrei anche quasi fare il tifo per lui. Tanto ormai c'ha un solo punto vita, quindi pure se guadagnasse 999 monete cambierebbe ben poco. Io intanto, siccome vi sarete accorti che sono leggermente raffreddato, mi faccio un'annusatina di Vix, nella speranza che mi stappi. Start! Opla! Tranquilli, non mi sto scaccolando, mi sto solo mettendo il Vix all'entrata del naso. E ha perso! Ah! No, così pare che vi sto mandando a quel paese, ecco. Non mi sto scaccolando, anche se sembra. Ah! Ecco qua. Mi sono spalmato il Vix sulla punta del naso e all'ingresso delle narici. Quindi, un attimo. Ultimo turno, Mario. Vai, dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo bene. Oh, aspetta. Fermi tutti, aspetta. Luigi sta lì. No, io me ne vado di qua. Non lo voglio incontrare, sai com'è? E a sfregio gli conquistiamo un ultimo spazio. Perde i partner, perde tutti. E ci siamo, fine dei giochi, ragazzi. È rimasto con un punto vita. Stavolta non c'è tensione, non c'è attesa. Abbiamo vinto. E fu così che invece perse miseramente. No, no, abbiamo vinto, ragazzi. Con un gameplay di 26 minuti, tutto sommato, posso farlo tutto quanto in un colpo. In un colpo, bene. E vai. Oh, 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 annunciamo il vincitore. Dai, si sa. E là. Vengo portato in orbita mentre Luigi si schianta al suolo, così come i suoi sogni. E the winner is Mario. Yahoo! Yahoo! Mario is the winner. Grande. Ok, ragazzi, quindi chiudo qui quest'altro gameplay, sperando che vi sia piaciuto. Lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentatemi se volete. Io interrompo qui questo gameplay, proverò a registrarne subito un altro e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi, buone vacanze di Natale, divertitevi!